E salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Non sapete quanto sono contento finalmente di essere ritornato online. Non potete immaginare la frustrazione che ho avuto in questi giorni nel non poter utilizzare internet e nell'essere praticamente disconnesso dal mondo, letteralmente. E l'unico mezzo che avevo a disposizione era il telefono, tramite ovviamente i dati mobili del mio telefono, per poter comunicare e per poter comunque scrivere in generale, sia su YouTube, su Discord, eccetera eccetera. Finalmente ho una soluzione che è temporanea, ma che comunque durerà a lungo, in attesa ovviamente del modem che dovrebbero mandarmi ormai dopo le festività, ormai dell'1 maggio. Però ci siamo, quindi vi invito già da stasera in live sul mio canale Viola per affrontare la Lufenia, per parlare del nuovo personaggio che è stato rilasciato in gioco, ovvero Jegran da Final Fantasy Crystal Chronicles, e per parlare anche di Baltier, che è arrivato sulla versione giapponese, così come in precedenza sulla versione global, aggiornarvi di tutto quello che farò all'interno del canale, parlare, chiacchierare, insomma, riprendere finalmente i contatti come giusto che sia. Detto ciò, oggi vi lascio con questo video che non solo vi annuncerà quello che faremo stasera, ma vi darà, diciamo, un minimo contenuto, perché voglio andare a cercare la LD di Baltier. Devo cercare anche la LD di Jegran, ma vediamo se magari tiriamo qualcosa in live. Non lo so, vediamo. Ritorna la Start Dash, io ho fatto i post, vi ricordo che ho fatto praticamente qualche giorno fa, compreso ieri anche se non erro, i post dove ho messo tutte le novità e i video che purtroppo non ho potuto far uscire, quindi trovate tutto nella tab della community del mio profilo YouTube. Trovate il Luopullo e l'Opassi di questo mese, trovate anche tutte le info per quanto riguarda la versione giapponese, comunque trovate tutto lì, trovate anche la Lufenia di Terra, trovate tutto lì. Detto ciò, ritorna la Start Dash, ritorna Lightning con la sua BT Plus, parleremo anche di lei, parleremo in generale di tutto stasera, quindi non abbiamo problemi. Ecco il nuovo personaggio, ovvero Jegran, con la sua arma BT, la sua arma LD, il banner ovviamente dedicato a lui, con X 3515 LD, ovviamente BT, con la reprint della LD di Rud. Successivamente abbiamo anche Kuja, che ritorna con le sue effetto BT Plus, parleremo anche di lui questa sera, con 8 che riceve il suo livello 80, anche Steiner riceve il suo livello 80, diciamo che finalmente stiamo concludendo, ormai manca veramente pochissimo alla conclusione di tutti i personaggi in gioco con il livello 80. E poi il primo banner della Golden Week, che presenta LD di Yuffie ed LD di Baltier, con ovviamente inclusa anche la BT di Jegran. Quindi un buon banner fondamentalmente, perché a me manca sia la BT ovviamente, ma anche la LD di Baltier. Quindi dobbiamo assolutamente cercare di trovare una delle due. Ovviamente abbiamo 509 ticket, iniziamo a tirare questi ticket singoli. Tra l'altro finalmente è stata inserita all'interno del gioco, come potete vedere, l'autosell, quindi finalmente non avremo più problemi di inventario e problemi di svuotare l'inventario, proprio perché grazie all'autosell abbiamo la possibilità di vendere automaticamente tutte le armi selezionate o 3 o 4 stelle in base ovviamente alle vostre preferenze. Quindi vengono vendute in automatico, vengono accreditati comunque i gail, i soldi, ovviamente dopo la vendita di ogni arma, e quindi possiamo andare avanti. Vedete, invece le 5 stelle rimangono comunque non vendibili a causa di equivoci e altre robe, quindi va benissimo così. Io ho fatto già tutto il download delle risorse, ho fatto tutto il caricamento in modo tale da non avere loading, da non avere niente di sospetto all'interno del gioco, quindi è tutto praticamente ritornato alla normalità, o almeno per ora, poi successivamente vedremo il da farsi. Non vorrei effettivamente spendere troppi ticket, perché comunque c'è anche Ursula,
vorrei effettivamente cercare anche Ursula. E quindi sono un po' così. Allora, ticket per 10, vediamo se magari siamo fortunati. Troviamo subito Baltier e ci spostiamo invece su Jagran. Io Yuffie già ce l'ho, quindi ho una forte paura che Yuffie possa trollarmi male. Ecco, bene. Quindi già cominciamo con Yuffie troll, Yuffie trollina. Niente, orba azzurra. Skippiamo malamente. Allora, vorrei buttare un 100 ticket più o meno qui. Sperando di... Madonna mia, questa è proprio brutta. Sperando di trovare la LD di Baltier, dato che è l'unica che praticamente mi manca come arma fondamentalmente di Baltier. Il resto del kit comunque lo possiedo già da parecchio tempo. Non vorrei spendere le gemme, perché comunque le gemme voglio riaccumulare il più in fretta possibile. Però la situazione è abbastanza pesante. Perché da Orba Azzurra non mi esce una bella LD, eh? Baltier maledetto furfante. Come è successo con Lenna, che ho buttato ticket così a caso e mi è uscita la LD. Ah, allora, usciamo. Usciamo. Andiamo sul nuovo. Andiamo sul nuovo, buttiamo qualche ticket anche sul nuovo, sperando di ottenere magari qualcosuccia. Almeno se trovassi la sua LD sarei già soddisfatto in realtà, perché comunque Jagran, avendo letto un pochettino in giro qualche informazione così, direi che mi basta anche l'LD per come funziona. Associargli comunque un personaggio con una buona BT sicuramente mi darà una mano, e per cui non ho bisogno di avere la sua BT. Mi accontento dell'LD, così come mi accontenterei dell'LD di Baltier. Eccola! Yes! Ottimo! 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 E già la LD di Jagran ce l'abbiamo. Devo prendere il resto del kit. Non so se ho gli ex token in realtà, ma credo di non avere neanche gli ex token, il che potrebbe essere un problema. Potrebbe essere effettivamente un problema. Per cui ritorniamo su Baltier. Vediamo se magari ci fa la grazia di darmi la LD entro questi ticket. Vorrei fermarmi sui 300 se riesco. Sarebbe una cosa gradita a Baltier se tu mi dessi la tua LD prima dei 300, ok? Sarei molto soddisfatto, sarei molto contento, anche perché non so se ho i token EX adesso per prendere la EX direttamente dallo shop per quanto riguarda Jagran. Mi finisce che vado a pullare per la sua ex, mi darebbe un po' fastidio in realtà. Ovviamente Yuffie che mi trolla, perché è giusto che sia così. Abbiamo gli ultimi 20 ticket, poi non so se voglio andare più deep. A questo punto preferirei rispostarmi un attimo su di lui. Fare un altro paio di ticket qua, tentando di trovare la ex. Vediamo. La situazione è molto brutta, perché quando poi non c'è neanche la ex di mezzo, è un po' un casino. Ok. Speriamo
di avere l'ex qui. Così ho speso comunque abbastanza risorse, però da un lato sono risorse che possiamo recuperare. I ticket alla fine non sono pesanti come le gemme, si ha molta più possibilità di trovare ticket nel gioco. Oh, eccola qui, perfetto, ottimo. Oh, Jagran però è stato molto gentile nei miei confronti, eh. Non mi ha fatto spendere molto, non mi ha fatto spendere molto. Grazie, veramente grazie. A questo punto va bene, facciamo questi ultimi ticket su Baltier. Vi regalo proprio oggi una pullata super mega potente, proprio per festeggiare il fatto di essere ritornati. Così stasera poi ci possiamo dedicare unicamente sulla Lufenia. Ci possiamo dedicare al da farsi all'interno del gioco. Mi fermo ai 200 ticket, dopodiché basta. Cioè, Baltier mi ha letteralmente dissanguato. Io non capisco perché i personaggi di cui parlo bene mi debbano dissanguare in questa maniera e i personaggi di cui parlo male... Niente, Baltier non vuole uscire. Va bene. Guarda, sai che ti dico? Ti faccio una multi perché ho 76.000 gemme, proprio così. Ecco, a posto. Neanche con le gemme mi esci. Va bene, basta. Baltier non ne vuole sapere. Magari tireremo qualche cos'altro in live. Vediamo, magari i ticket che facciamo in più per quanto riguarda il nuovo capitolo, per quanto riguarda in generale, vediamo un pochettino il da farsi. Detto ciò, io vi aspetto questa sera, sempre al solito 21/21:30 sul mio canale Viola. Detto questo, vi ringrazio per essere stati con me e ovviamente ci vediamo stasera. Bye bye!